Un momento difficile da superare insieme, ma anche la speranza che presto la situazione possa migliorare. Il sindaco di Martina Franca, Franco Ancona, fa il punto della situazione e ricorda i recenti provvedimenti presi dal comune in periodo Covid per aiutare le categorie in difficoltà. Abbiamo preso alcuni provvedimenti, deliberato anche il sostegno alle famiglie, specialmente alle famiglie che in questo momento stanno soffrendo di più il disagio della mancanza del lavoro, della sospensione anche delle attività. Penso ad alcune categorie di autonomi che davvero sono davvero in difficoltà proprio perché c'è una minore circolazione delle persone e quindi anche delle merci. E tuttavia abbiamo, come dire, proprio deliberato all'ultima delibera di alcuni giorni fa, in cui abbiamo stanziato 100.000 euro per il sostegno alle famiglie. Grande attenzione viene dedicata anche ad anziani e malati per l'approvvigionamento dei farmaci. Come amministrazione, per esempio, abbiamo deliberato che i farmaci di cui hanno bisogno i malati cronici, specialmente che attingono alle forniture dell'ospedale, siano portati a casa direttamente dai nostri volontari attraverso una convenzione che abbiamo stabilito. Il primo cittadino invia infine ai suoi concittadini un augurio per questo periodo di festività. Con tutti questi sacrifici che i cittadini hanno fatto, l'anno 21 possa essere l'anno in cui tutto questo ce lo lasciamo alle spalle.